Buongiorno, adesso siamo con Sergio Nicolini, Med Energy Sector Leader di EY, e con lui vorremmo cercare un po' di capire innanzitutto questo punto. Si parla tanto di transizione energetica, siamo immersi in questo cambiamento, il nodo naturalmente del climate change, il ruolo che il petrolio ancora ha nella vita nostra quotidiana e invece questa transizione verso la quale tutti quanti aspiriamo di arrivare. Ma forse c'è un tema di velocità. Lei che ci dice? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, c'è un tema relativo all'accelerazione, che questa transizione energetica che era già partita pre-Covid sta subendo in questa fase, in questa era post-Covid. I comportamenti dei consumatori di energia avevano già cominciato a cambiare, quindi si stava già andando verso una mobilità più elettrica. Ci si aspettava che quasi il 50% dei veicoli venduti nel 2030 sarebbe stato a trazione elettrica. C'era già una coscienza del consumatore di energia che cominciava a privilegiare i fornitori da fonti rinnovabili. E tutto questo stava concorrendo sostanzialmente ad abbassare la domanda di combustione da idrocarburi e da sorgenti fossili. Il Covid ha chiaramente accelerato questo processo. Innanzitutto già la forma della mobilità è cambiata. Se pensiamo allo smart working, noi ci aspettiamo che di fatto ci sarà meno domanda di trasporto utilizzando combustibili fossili nel medio e nel breve periodo, come pure non ci aspettiamo che a breve non venga recuperata la domanda invece di combustibili fossili per l'aviazione, quindi per il trasporto aereo. Quindi in qualche maniera il picco di domanda petrolifera che noi vedevamo all'orizzonte nell'arco dei prossimi 5-10 anni, adesso ci guardiamo dietro ed è già passato. Questo chiaramente sta ponendo sotto stress tutte le compagnie petrolifere che stanno rivedendo i propri piani e di fatto sta costituendo un'accelerazione verso la transizione energetica. Dottor Nicolini, lei nella sua storia professionale ha cominciato dai pozzi petroliferi, quindi ha cominciato dalla cosa che oggi viene messa un po' in discussione, oppure ci si chiede che ruolo dovrà avere ancora. Torno su quella parola transizione, che è una parola molto importante, perché vuol dire bisogna andare in un cambiamento i cui connotati sono abbastanza chiari per quello che riguarda l'ambiente, la necessità di avere un ambiente più sicuro, meno inquinato, ma poi lì conta molto la tecnologia, contano molto anche le innovazioni che sono arrivate e che arriveranno. E dicevamo prima, conta il tempo. Forse Sì. qualche obiettivo al 2050 è un po' troppo lontano. Allora, l'obiettivo 2050 è quello che abbiamo ereditato dal meeting di Parigi. Come dicevamo, il Covid ha accelerato questi tempi, è un po' come se ci trovassimo davanti a un conto alla rovescia che un tratto ha cominciato ad accelerare. C'è chi ha commentato gli ultimi 6 mesi come se fossero passati 6 anni. Come abbiamo detto, il picco di domanda petrolifera che pensavamo stesse per arrivare, in realtà è già arrivato, è già passato. Come appunto ha detto lei, io ho vissuto nella mia esperienza professionale sia i pozzi di petrolio nella prima parte della mia carriera, sia la consulenza nell'ambito più invece del downstream, cioè dagli utilities, power, energia elettrica e gas. Sono passato dai servizi petroliferi alla consulenza pensando addirittura che fosse un lavoro più semplice, ma in realtà ho trovato delle complessità non indifferenti. E quindi ho visto un po' la catena dei processi sia sull'upstream che sul downstream. È evidente che la tecnologia, come dice lei, gioca un ruolo fondamentale ed è anche evidente che le oil company che detengono la tecnologia e che lavorano con la tecnologia giocano un ruolo altrettanto fondamentale. Il costo di una batteria elettrica per capacità di produzione di solo 10 anni fa era di circa un migliaio di dollari per kilowattora prodotto. C'è caso che nei prossimi 3 o 4 anni questo costo arrivi sotto i 100 dollari.
Ora, la curva discendente dei costi della trazione della mobilità elettrica incontrerà a un certo punto il costo invece e le performance dei motori a combustione interna. Il problema è che l'orizzonte temporale di questo punto di incrocio che noi come UAI avevamo pronosticato potesse avvenire tra il 2025 e il 2030 in realtà rischia di ritardarsi ulteriormente nella misura in cui un costo del petrolio, un prezzo del petrolio così depresso come è attualmente rende sempre più difficile l'incrocio dell'economicità fra la trazione elettrica e la trazione a combustione interna. Quindi qua siamo davanti ad una forza che con un Brent ad un prezzo depresso rischia di ritardare questo punto di incrocio. Questo che cosa significa? Che le oil companies e le società petrolifere che inizialmente avevano anche piani di strategici orientati alla transizione energetica fino al 2050 si trovano davanti a un'esigenza di accelerare questa trasformazione e in qualche maniera faticano a poter finanziare questa trasformazione fin tanto che il prezzo del petrolio resta a valori così depressi. In qualche maniera un prezzo del petrolio più alto oggi ci aiuterebbe ad accelerare la trasformazione e la transizione energetica, aiuterebbe a finanziare gli investimenti che sono necessari per realizzare questa transizione e in qualche maniera metterebbe in sicurezza i piani strategici anche delle oil company. Mi scusi, la interrompo su questo per vedere se ho capito bene. Che alla fine, per paradosso, il petrolio, che resta ancora la voce più importante per le oil company, per i loro bilanci, è il più grande alleato di questa transizione, perché a seconda di dove si collocherà quel prezzo, il cambiamento sarà più o meno veloce. Da quello che, se ho ben capito, quello che lei ci ha detto prima sulle batterie, no? L'evoluzione tecnologica e il costo che è sceso da 1.000 a $100, però allo stesso tempo dall'altro lato noi a un certo punto abbiamo vissuto una cosa che è stata anche difficile da descrivere, no? Il prezzo negativo del petrolio, no? C'è stato un momento nel quale, quindi lei ci sta accompagnando in una riflessione un po' più sofisticata per certi versi rispetto ai luoghi comuni, alle cose che sembrano semplici, invece le cose sono più complicate nell'energia. Sì, sono un po' più complicate e di fatto non dobbiamo pensare alle società petrolifere come l'attore negativo in questo panorama, anzi le società petrolifere possono giocare da catalizzatore di questa trasformazione, accelerandola. Il tema della potenzialità di finanziamento dal ritorno degli investimenti dei giacimenti petroliferi si possono finanziare le nuove infrastrutture, i nuovi investimenti nella transizione energetica, ma non solo. Si parla spesso di carbon sequestration, quindi di segregazione dell'anidride carbonica. Questa, la tecnologia principale di segregazione dell'anidride carbonica è immagazzinarla nei giacimenti che sono esauriti di gas nel sottosuolo. La tecnologia di gestione dell'immissione e della estrazione di fluidi dal sottosuolo è propria delle capacità delle società petrolifere. Quindi anche in questo caso, in termini di decarbonizzazione, la società petrolifera può gioca un ruolo fondamentale perché è detentrice di questo tipo di tecnologie. Quindi è un mondo un po' più articolato, dove gli attori poi stanno cambiando anche il loro ruolo. Sì, assolutamente. Questo è scritto su tutti i piani strategici di tutte le società petrolifere, è scritto sui piani strategici delle società che producono e vendono elettricità e gas. Di sicuro non è la transizione energetica una missione che sarà compiuta da un agente solo. Sarà richiesta la collaborazione e il contributo sia tecnologico che di mercato che di capacità di produzione di tutti gli attori della filiera, senza dimenticare quindi diciamo l'area upstream e quindi di produzione. Grazie, noi speriamo anche che il Next Generation Fund aiuti l'Europa in questo cambiamento, contribuisca al cambiamento dei comportamenti dei consumatori e ad accelerare questa transizione energetica. La ringrazio per le riflessioni che ha condiviso con noi e adesso passo la parola al vice direttore Daniele Manca.
Grazie.